Sergio Cao. Qualcuno mi conoscerà forse perché io sono nato e cresciuto sopra la stazione di Arquata. Adesso sono 52 anni, quindi ho fatto la metà della mia vita qui sopra i treni, o meglio, proprio li vedevo dall'alto, e altri 25 a Novi. No? Il caso della vita mi ha portato di nuovo qui, perché a Novi siamo coinvolti in linea diretta con il Terzo Manico, visto che abito alla Pieve, e quindi mi sento doppiamente coinvolto. Mi viene da pensare una cosa, sarò brevissimo perché ne avrei tante cose da dire, però vorrei ricordare, cioè, a tanta gente che è tanti anni che abita Arquata, negli anni 60 noi abbiamo visto da bambini Arquata cambiare, diventare una città industriale. Mi ricordo che sull'elenco telefonico c'era rimasto un agricoltore, quindi abbiamo visto crescere la Cementir, abbiamo visto crescere gli impianti petroliferi, abbiamo visto esplodere alle 3 di notte un, qualcuno se lo ricorda, Garrone, purtroppo qualcuno aveva messo una bomba per cui ci siamo saltati tutti in aria dal letto. E questo si è susseguito, diciamo, negli anni, un'industrializzazione, un inquinamento, vedevamo piovere la polvere dalla Cementir sui tetti delle case, ma questo almeno, cioè, ha portato, direi, del lavoro, quindi tutto sommato è stata una cosa accettata dalla popolazione. Poi tante cose sono state messe a posto, anche se vedo che comunque la situazione non è quella ottimale. Quindi mi viene da pensare, ma forse Arquata, come dicono, ha già dato, no? Cioè, forse non è il momento di cominciare a pensare che questo paese, che era così bello, vivibile, adesso vedo che è sempre bello, un po', diciamo, pieno di case, forse tanti genovesi sono venuti ad abitare qui pensando di trovare l'aria buona e la tranquillità, e invece si sono ritrovati di nuovo nel pieno del caos, no? Io non so più cosa pensare, perché ci sono delle situazioni della vita che sembrano incredibili, si susseguono di continuo. Adesso ci ritroviamo con quelle poche zone di Arquata che io mi ricordo da bambino, andavamo a giocare, correvamo, corriamo anche adesso quando ci sono le gare con l'atletica arquatese. Anche lì non potevamo più correre, perché la zona di Moriassi, era di Mero, via dicendo, da Rigoroso in avanti, insomma, non ci sarà più niente, sarà solo un cantiere per anni e anni e anni. Quindi io immagino i ragazzi, i figli, i nostri figli, perché anche se io abito a Novi adesso, però mi sento fortemente arquatese. Che cosa faranno? Continueranno a vedere queste cose senza poi che rimanga nulla, cioè almeno chi era in ferrovia forse qualcosa portava, no? Il lavoro, chi lavorava alla Cementir portava lavoro, chi lavorava da Garrone portava lavoro. Adesso mi sembra che qui lavoro non ne rimane. Grazie, scusate.